Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. È il Vangelo della 21ª domenica del tempo ordinario. Siamo ancora nell'estate, un'estate molto particolare, impregnata di questa vicenda del coronavirus che condiziona in buona parte la nostra vita, anche se non c'è dubbio che è un'estate in cui sembra che tutti abbiamo desiderio comunque di trovare normalità, di cercare nella bellezza della natura magari un luogo rigenerante, un luogo che ci dia di nuovo la volontà e la certezza di riprendere il nostro cammino con rinnovato vigore. E questo è senz'altro benedetto da Dio se lo viviamo con l'attenzione, la prudenza, la sapienza che è doverosa in persone mature, in persone adulte, come dobbiamo essere tutti noi. Questa 21ª domenica del tempo ordinario nel suo Vangelo ci propone un testo intanto che ci sorprende, ci meraviglia, ci allarga il cuore, perché in fondo sono le parole di Gesù che danno garanzia alla nostra Chiesa, che siamo abituati troppo spesso a vedere nelle sue rughe, nelle sue difficoltà, nelle sue fatiche, nel suo peccato, ma invece poco la vogliamo contemplare, nonostante tutto, su questo progetto del Signore, un progetto che si basa proprio su Pietro, su una pietra che Gesù ha scelto. Di Pietro sappiamo quanto basta per capire che è un uomo con tutte le sue fragilità, certo, ma che al momento opportuno riesce a dire qualcosa che nasce dal cuore, dal suo cuore, che ha incontrato Gesù. Tu sei il Cristo. Una professione di fede bellissima, proprio perché non nasce da un ragionamento, ma da un'esperienza. Su questa professione di fede Gesù fonda la Chiesa e garantisce che niente e nessuno potrà farla venir meno, proprio perché è fondata su una pietra che è la professione di fede sincera, vera e profonda, certo di un uomo, ma una professione di fede che nasce dall'incontro col Signore. E l'incontro col Signore segna per sempre, una persona segna per sempre, una comunità segna per sempre, ha segnato l'umanità intera. Da una parte questa contemplazione, dobbiamo ricordarlo e ringraziare il cielo di vivere la Chiesa che nasce da questa esperienza. L'altra cosa su cui dobbiamo soffermarci un po' in questa domenica sta nel fatto che Gesù domanda ai Suoi, in un modo particolare, ma la gente, chi dice che io sia? È strano questo Gesù che vuol sapere cosa dicono gli altri di Lui. Sembrerebbe davvero uno di noi che amano sentire qual è il gradimento, ed è evidente che non è questo che Gesù cerca, ma al contrario Gesù una volta di più teme di cadere in una sorta di palude nelle relazioni con le persone, che è la palude del «io ti conosco già», «io so già chi sei». E infatti le risposte vanno in questa direzione. Cosa dicono di Gesù? Lo catalogano secondo dei format che ormai sono antichi. Può essere come Giovanni Battista, come Elia, un profeta. Quindi in un certo senso niente di nuovo.
quasi a dire, beh, in fondo è un profeta come gli altri. E invece è la grande novità di Gesù che è sconvolgente, ha sconvolto la storia dell'umanità e sconvolge la nostra storia. Ecco perché la domanda diventa una domanda per noi, la domanda di questa domenica. Ma per noi chi è Gesù veramente? In questo momento della mia vita cosa rappresenta Gesù? È il già visto e conosciuto? Cioè quel Gesù, sì, dico le preghiere, vado alla messa. Oppure è colui che ho incontrato, incontro, posso incontrare tutti i giorni e che condivide la mia esistenza e mi aiuta a viverla con sapienza e mi aiuta anche a viverla nei momenti difficili e anche a governare la mia vita perché possa essere sempre una vita bella, così come lui l'ha pensata per noi. Ecco la domanda che ci dobbiamo tenere nel cuore e fare, e una domanda a cui dobbiamo rispondere con sincerità, perché dalla nostra sincerità, dalla sincerità di questa risposta, potrà nascere veramente qualcosa di bello. Gesù davvero, davvero non è una notizia da sapere, ma Gesù è un'esperienza da fare e questo cambia la nostra vita.